Ma guardate che bel sorriso che ho in faccia stampato, ragazzi! È uscita una notizia bellissima in Belgio, la trovate qua sotto, link in descrizione. Andatevela a vedere una volta finito di vedere questo video. Ogni giorno non poteva sfuggirmi una notizia del genere. Ogni giorno cerco costantemente tre nomi su Google, se vedrà se sono accostati al Milan. E oggi, finalmente, dal Belgio, arriva un interessante articolo di una pagina che seguivo molto l'anno scorso, appunto, con l'affare De Ketelaere, riguardante Maxime Decuyper, il mio pupillo che la settimana scorsa mi ha fatto vincere 300 € su Sorare, che ho seguito tutto l'anno, che mi piace tantissimo. Tra l'altro, link qua sotto in descrizione se non conoscete Sorare, è un gioco molto divertente che fa vincere anche qualche soldino. Ma parlando di Maxime Decuyper, pupillo assoluto, terzino sinistro, che come oramai chi mi conosce da un po' di tempo, sempre definito come l'alternativa ideale a Theo Hernandez, ancora giovane da far crescere sicuramente, però dobbiamo anche prepararci e avere sostituti all'altezza giovani. E siccome siamo proprietari, il nostro proprietario è un fondo, sappiamo che tutti sono cedibili, nessuno, diciamo che non li vogliono vendere nessuno, però nessuno è incedibile. Quindi, qualora arrivasse una super offerta di Teo, dovremmo già avere un sostituto in casa. Secondo me, questo Maxime Decuyper, prezzo costo, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. È vero, però, che ha appena rinnovato con il Club Brugge. Difatti, la pagina parla di come il Milan si sia interessato prima che rinnovasse. Adesso ha rinnovato, quindi il Club Brugge ovviamente chiederà di più. Però attenzione, perché il Club Brugge ha due titolare, come dice appunto la pagina, Bjørn Maier titolare quest'anno e Maxime Decuyper, che era stato mandato 2 anni in prestito al Westerlo. Attualmente sono tutti e due a un livello molto alto. Vedere cosa farà il Club Brugge, se riuscirà a darne via uno o tenerli tutti e due, che non credo gli convenga molto, perché sono due giovani prospetti interessanti che hanno bisogno di giocare. Quindi vediamo cosa succederà in quest'estate, che comunque si pronuncia interessante. Sono veramente molto contento di avere finalmente una conferma anche dal Belgio che il Milan sia su questo calciatore. Un altro discorso è che arrivi in questa finestra di mercato, arrivi in futuro, non arrivi mai, però mi fa piacere di avere gli stessi gusti di Moncada, quindi molto contento. Vediamo se riusciremo a saperne qualcosa di più. Come detto, acquisto dai 5-10 milioni di euro, quindi non con le pressioni di De Ketelaere, fatto crescere tranquillamente, aspettato. Ok, non stiamo parlando di acquisti dal Belgio che devono venire da noi e sfondare subito, sennò di giovani talenti da prendere a un prezzo accessibile, dare via Ballo Touré, che non ce la faccio più a vederlo in Champions League, e prendere un giovane interessante di questo tipo, che come vedete ha una media di un gol ogni 5 partite, un assist ogni 6, quasi un 80% di precisione passaggi, quasi un 60% di dribbling riusciti, 50% duelli, tanto duelli aerei che duelli a terra, 5 intercetti palla a partita, da migliorare sicuramente le azioni totali riuscite, un 60%. Diciamo, sembra che questa cifra, quanto più vicina al 70% meglio, però come detto si tratta di un giovane talento da prendere a un prezzo accessibile e da far crescere alle spalle di Theo Hernandez. Quale migliore occasione? Restiamo in attesa di aggiornamenti. Come detto, la pagina non parla di nessuna trattativa, ok, però parla di come il Milan sia comunque interessato, assieme al Galatasaray, a questo calciatore. Quindi resteremo in attesa. Come sempre, un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.